Grosseto ha ospitato nei giorni di mercoledì e giovedì i campionati italiani assoluti. Si è trattato di un'edizione storica, la centesima per il settore maschile. Non sono mancati risultati di rilievo e in assoluto dobbiamo segnalare l'8-16 di Elvio Ogo nel salto in lungo e i 2,01 di Antonietta Di Martino nell'alto. Per le Marche solo tanti bei piazzamenti, ma nessun oro, anche se di pretendenti al metallo più prezioso ne avevamo parecchi. In particolare la martellista Clarissa Caretti, che nel confronto con la Salis questa volta si è dovuta accontentare della seconda piazza, 70-23 contro 69-55. Tre i bronzi per merito di John Mark Nalocca nei 110 ad ostacoli, vittoria di Stefano Tedesco in 13-77, per John un discreto 14-21. Attesissimo all'oro anche Gianluca Tamberi, ma a Grosseto il giavellotto andava di poco oltre la soglia dei 70 metri, 71-02, quindi bronzo. Altro oro mancato è stato quello di Giovanni Faloci, primatista stagionale nel disco, ma allo stadio Carlo Zecchini il suo disco planava a 58-66, terzo posto per lui con un po' di delusione. Il quarto posto, sempre nel disco per Edoardo Albertazzi, non è stato certo una delusione. Per il 19enne ascolano, con l'attrezzo da 2 kg, otteneva un 57-11. Vedremo tra 15 giorni cosa saprà fare a Moncton, in Canada, ai mondiali juniores, il gigante di Ascoli. Interessanti in chiave Marche la gara dei 400 femminili con due marchigiane ammesse alla finale, Donata Piangerelli, Porto Recanatese, per i colori della SAI Roma, e la giovane di Corridonia, Lara Corradini, per l'Atletica Montecassiano. Quinto posto al termine per Donata, penalizzata dall'ottava corsia, con il tempo di 53-97, e settima piazza per Lara, dopo il primato personale in batteria, di 53-96, chiudeva in 54-73. Bel risultato di squadra per l'Atletica Fermo nella staffetta 4x4 che con Rossetti, Ramini, Finucci e Natali saliva sul podio al quinto posto con 3:47.06. Sul podio anche Simona Santini nei 10.000, sesta, Enrica Cipolloni nel salto in alto, sempre sesta, Paolo Capponi nel peso con un eccellente quarto posto con 17.31. Ed ancora Massimo Marussi nel martello con 67.61, sesto posto anche per lui.